C'era il rischio che la 47esima edizione del Festival Internazionale della Zampogna di Scapoli saltasse per mancanza di fondi. Poi è arrivato il patrocinio del Ministero della Cultura, che ha salvato l'organizzazione segnando una svolta storica per l'evento, ritenuto meritevole dell'attenzione del governo. E così la rassegna, in programma il 29 e il 30 luglio, è stata presentata in conferenza stampa a Isernia. Tanti gli appuntamenti, dalla mostra mercato a cura dei maestri artigiani scapolesi alla visita del Museo della Zampogna, ristrutturato di recente. Ospite d'onore sarà il musicista spagnolo Evia, che ha partecipato alla presentazione in video collegamento. Il Molise nel mondo è conosciuto anche grazie al Festival della Zampogna di Scapoli, ha detto il sindaco Renato Sparacino, e il riconoscimento del Ministero della Cultura ne conferma l'importanza. Quest'anno devo dire che il programma è un programma di tutto rispetto, anche se organizzato, anche se preparato all'ultimo istante. Grazie a questo sostegno del Ministero della Cultura, sostegno economico molto importante, e poi delle risorse che mette a disposizione il Comune, insomma una cosa, è una partecipazione amichevole di Evia, perché Evia ormai è legato a Scapoli da lunga tradizione. Gli organizzatori hanno incontrato il supporto e la disponibilità dell'onorevole Elisabetta Lancellotta, che si è attivata immediatamente contribuendo a rendere possibile l'evento. Il 47esimo Festival della Zampogna, per la prima volta un evento storico, viene riconosciuto dal Ministero della Cultura come elemento fondamentale per la trasmissione dei nostri valori culturali. Scapoli, il 30, 29 e 30 di giugno a Scapoli, ci sarà questo evento importantissimo che sarà il simbolo culturale del nostro territorio a livello nazionale ed internazionale.